Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: un posto al sole si fermerà per una pausa estiva, ma tornerà alla grande con le sue vicende dal 29 agosto. Cosa accadrà? Lara Martinelli e Marina Giordano si contendono Roberto Ferri, chi la spunterà? Scopriamo insieme che cosa accadrà ai protagonisti di Un posto al sole, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. La soap si prepara a festeggiare il Ferragosto e tutti i suoi protagonisti andranno in vacanza per due settimane. Un posto al sole tornerà regolarmente in onda lunedì 29 agosto con nuove trame avvincenti. Cosa accadrà ai protagonisti che vivono a Napoli? In questo momento Un posto al sole ci stava regalando le emozioni bellissime dei festeggiamenti delle 6.000 puntate. Il traguardo raggiunto dalla soap napoletana è meraviglioso e gli spettatori continuano a seguirla con curiosità anno dopo anno. I personaggi che abitano a Posillipo sono diventati come una famiglia per moltissimi spettatori, di cui si vuole vedere come andrà a finire. C'è tanta attesa per sapere come procederà il triangolo tra Roberto, Marina e Lara. La trama è intricata ma andrà districandosi nelle puntate subito dopo l'estate. Vediamo insieme le nostre anticipazioni. La Martinelli non si arrenderà, anche se ha dovuto superare diversi ostacoli per raggiungere il proprio obiettivo di separare Marina e Roberto. La donna sta fingendo di essere incinta, ma ha promesso a Marina di sparire dalla sua vita. La Martinelli si è inventata una mossa strategica incredibile, promettendo alla Giordano di uscire dalla sua vita, ma qualcosa andrà storto. La Giordano c'è cascata e Roberto scoprirà tutto. Il legame tra i due imprenditori era nato con la promessa di trasparenza reciproca, senza bugie o sotterfugi. Come reagirà Ferri quando saprà dell'accordo tra le due donne? Il rapporto tra Marina e Roberto sarà di nuovo a rischio e a raccoglierne i cocci potrebbero essere proprio Lara e Fabrizio. Rosato infatti non sparirà dalle loro vite e nutrirà ancora voglia di vendetta nei confronti di Roberto. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Read, read, read.